Sono quasi 20 anni che mette la cuffia e se per caso uno ha abbassato il volume a zero, lui va nel panico e dice: non sento niente, uomo, non sento niente, basta girare il volume. Io sono rimasto ai tempi del telegrafo. Sì. Sai Morse, quello che ha inventato il telegrafo? Come no, Bob Morse. Per me era un cestista. Sai cosa faceva di professione questo che ha inventato il telegrafo? No. Il pittore. Il pittore. E come ha fatto a inventare il telefono? Perché era un creativo. Vieni avanti, creativo. Le 11.36 è venerdì mattina e questa è Radio DJ. Looking for adventure in whatever comes our way. Born to be wild. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siamo nel weekend. Questo è un weekend importante, eh? Cioè io mi sento ti un vedo po' bello carico. No, mi sento un po' responsabile, no? Mi sento un po' come il generale Custer quando trasformò della gentaglia, malavitosi, delinquenti, pistoleri nel settimo cavalleggero. Sì, dopodiché io ti ricordo che il generale Custer ha fatto una brutta fine. Non voglio incontrare il mio Little Bighorn. Sai perché è morto? È morto per dicevano, c'è un libro anche bellissimo, il generale Custer è morto per i vostri peccati. Perché non tutti sanno che i soldati di questo generale biondo che viene raffigurato anche in una notte al museo come un totale cretino, no? E in realtà pare che lo fosse abbastanza, erano gente di ogni parte del mondo, anche molti italiani, molti e soprattutto italiani. I cosiddetti Buffalo Soldier, come no? Cioè i soldati giamaicani neri. Di cui canta Bob Marley. No, c'erano molti, lo racconta molto bene, cioè nel film La storia del generale Custer, questo Errol Flynn, questo attore che interpreta, lui lo racconta proprio. Dico, se Cristo si è fermato a Eboli, Aldo Rock con i film si è fermato al 64, credo. Sì, qualcosa degli anni 70. Però intanto mi citi delle cose. Errol Flynn. No, vorrei citarti invece una cosa su cui ho riflettuto. Pensa, noi quest'anno faremo la settima di J10, ma andremo a fare la decima maratona di New York, uomo. E dieci anni fa ci fu la maratona post 11 settembre. E leggendo un po' il resoconto di questa maratona, mi avevano colpito proprio questi 30.000 che si erano comunque presentati, queste persone che arrivavano da tutto il mondo, no? Quasi con questo slogan, tra l'altro se non sbaglio c'erano anche degli striscioni: United We Run, che è la parodia di United We Stand. E quindi è incredibile come la corsa, al di là di tutto, riesce a unire le persone, riesce a trasformarle, riesce in una città, tra l'altro, come New York. La vedete questa? New York nel 17 secolo. No, alla radio chi è Agrigento vede Agrigento. Ok, cioè. Noi siamo circondati dallo skyline di New York. Bene, New York nel 17 secolo, fine 600, era abitata da 4.000 persone. C'erano già 18 lingue, cioè una cosa incredibile. Certo. Cioè, questa è veramente il massimo. Guarda, stamattina neanche a farla apposta abbiamo parlato dei personaggi che parlano tante lingue e abbiamo fatto sentire un pezzetto di Leonardo DiCaprio che parla perfettamente tedesco perché ha la mamma tedesca e il papà di origine italiana. È un esempio di questo crogiuolo. E devo dirti che tutte le volte che vado a New York ho proprio questa sensazione, cioè sei in 10 metri quadri e veramente in quei 10 metri quadri sul marciapiede hai tutte le razze del mondo. Però quella maratona rimane veramente nella storia, perché tra l'altro io ho ripreso l'immagine della partenza quando volano queste colombe e partono i maratonetti in un film che ho fatto e devo dirti che poi vedere queste persone sul ponte di Verrazzano, il ponte di Verrazzano sono in pratica i primi 3 chilometri, tutti i maratonetti che vanno a New York sanno,
perché quel primo chilo, quel primo miglio è in salita e quindi sei in mezzo a 40.000 persone e quindi hai questa sensazione di correre leggermente in salita e intanto leggermente ti, sì, leggermente, perché è poi la arrivi, è la salita più dura di tutto, sì, il percorso, sì, però non te ne accorgi perché sei spinto dall'entusiasmo, hai l'adrenalina eccetera, quindi fai questi primo miglio così poi, sul ponte. Sapete il che ponte ondeggia, cioè, e comunque vedi questo skyline. La cosa che fa impressione è che il ponte, come diceva Aldo, è lungo 2 miglia, cioè il cartello secondo miglio è esattamente all'uscita del ponte, il che tradotto in centimetri o in metri vuol dire 3 chilometri, il che vuol dire che correndo a 5 minuti al chilometro o anche un po' di più, dopo 15 minuti che tu stai correndo sei ancora sul cazzo ponte. Di ponte, sì. Non finisce veramente sì, mai. Non finisce, e comunque in quei 3 chilometri tu vedi questo skyline bellissimo, vedi la Statua della Libertà come un soldatino di piombo. E c'era questo etiope che non sapeva, per la prima volta si è presentato a New York nel 2001 e si è presentato, non sapeva che sarebbe arrivato alla fine e avrebbe vinto. E gli ha chiesto: ma tu hai avuto paura? E lui sai cosa ha risposto? Cosa ha risposto? Cosa? Avevo paura solo di perdere. Non di perdersi, credo. Ho detto basta! Ho detto... Bellissimo. Questo è il nuovo album di John Henry. Joe Henry, produttore, musicista, cantautore. Mi piace che ormai l'ascoltatore anche... di Radio DJ il venerdì mattina si è rassegnato a questa mezz'ora con il pick up e la camicia a quadri. Sì, esatto. No. Radio Z però del Texas. Sai che ci sono dei musicisti che non sono mai usciti dal Texas, ma in Texas sono delle celebrità, anche sono Castellina Pasi, delle cose ed è per questo che noi qui in Italia, che è il Texas d'Europa, le facciamo ascoltare. Allora uomo, ti ha colpito che domenica scorsa un ragazzo con la pelle nera abbia corso come un pazzo a Berlino fino a fare il nuovo record del mondo? Mi ha colpito, ma fino a un certo punto. Io penso che tra non molto non si scenderà sotto le 2 ore nella maratona, ma sotto le 2:03 sì, perché analizzando questi corridori, cioè analizzando ad esempio il record di Ghebreselassie, però non c'è gusto. Ghebreselassie, no, Ghebreselassie, se voi analizzate i suoi tempi, pensate, Ghebre nel 2008, dopo aver fatto già il record del mondo, fece un altro record finendo la maratona in 2:03:59, facendo in pratica uno split negativo. Lo split negativo è correre in pratica la seconda parte più veloce della prima. Lo so anch'io, Aldo. Ecco, in pratica che non ho ancora capito il triathlon, ecco. Però la cosa incredibile voi domenica, molti di voi correranno la DJ 10, qualcuno anche i 5 chilometri. Ecco, pensate che i primi 5 chilometri di Ghebreselassie furono talmente veloci che i giornalisti dissero: no, è impossibile, cioè non può correre a quel ritmo, salta tutto il tempo. E invece pensate che corse questi primi 5 chilometri in pratica 14 minuti e 35 secondi, ok? Gli ultimi 5 le corse più veloci, cioè questa è la cosa incredibile di questi uomini, cioè della loro facilità con cui riescono a correre, certo, in delle situazioni incredibili sotto stress. E perché Ghebre racconta per dare sempre l'idea, va avanti, allora va come uno scooter, ragazzi, sì. Voi provate a fare 100 metri misurati al in massimo. 18 secondi, provate a impegnarvi in 18 secondi, sarebbe meglio anche in 17, perché il record per farlo ci vogliono 17 secondi. Per fare 100 metri in 17 secondi un essere umano normale ce la può fare, ce la fa, ma fa molta 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 fatica. Ecco, voi invece che fare 100 metri fate 42 chilometri con quel passo. Tu li fai 100 metri in 18 secondi? Sì. Beh, anche in meno, sì, se però, mi impegno, però ne faccio 100, esatto, magari ne faccio 200, esatto, non certo un chilometro e tantomeno... Ma la cosa incredibile... E poi soprattutto, scusate, non credo che abbiano quell'aspetto goffo che abbiamo noi. Ghebre ha una corsa, e qui che voglio arrivare, Ghebre ha una corsa
corsa un po' particolare. La sua mano sinistra la tiene sempre lungo il fianco, quindi gli pende, non corre molto bene. Cioè questa mano sinistra che se... Beh, sapete perché corre così? Perché è uomo. Perché Ghebre si alzava la mattina per andare a scuola. Quella faceva 10 chilometri. Quella è la cartella, uomo. Aveva 10 libri sulla mano sinistra. No. Hai capito, uomo? Questo è correre. Correre o morire. E quando sei sul finale, sul finish, quando vedi il traguardo, sì, quando vedrete il traguardo, sì, della DJ, sì, 10, voi dovete guardare il traguardo e gridare Death or Glory. Si chiamano Beirut, la canzone si chiama Candles Fire, questa è Radio DJ, siamo con Aldo Rock, sei armato di tante buone intenzioni oggi, ma anche di tanti libri, c'è l'agenda piena di appunti, cosa stai guardando? Ma no, stavo guardando in pratica il percorso di New York, ho visto dettagliatamente tutto questo percorso. Lo saprai a memoria ormai. Sì, credo, anch'io, no? Lo so, ma mi piace leggere tutte le varie situazioni. Ad esempio, sappiate che la vera gara inizia, lo dice sempre anche Linus, dopo il Queensboro. Però già il Queensboro. Ma non è adesso, però, New York. Oggi si è fissato. Sono entrato nello studio. Sono 30 settembre, tra un mese. Ma sono entrato nello studio. Hai visto New York? New York, capito? Invece di parlare dei tuoi due alunni che hanno fatto 70 chilometri in bicicletta. Sai, dopo veramente ti cito quella frase di Caster perché è troppo bella. No, però volevo dirti questo, analizzando quella gara ti rendi conto comunque la maratona è come la vita, cioè devi in ogni momento succede qualcosa, ok? E comunque tu devi, se tu conosci, hai un po' di esperienza, riesci a affrontare quei momenti difficili. Nel senso che la salita del Queensboro, come nella vita, può essere una salita, poi c'è la discesa. E poi a un certo punto, quando arrivi sulla prima, che non vedi più, non vedi la fine. In pratica, sulla First Avenue, sì, sulla strada sono 5 chilometri così, e dici... Però in quel momento lì, se tu ti concentri, ad esempio, puoi raccogliere i cadaveri, cioè quelli che sono partiti, hai capito? Quelli che sono partiti veloci e inizi a raccogliere i cadaveri. Sì, quello questo, si fa un po' più avanti. E questo, i cadaveri cominciano ad arrivare, sì, dopo il 30° chilometro, sì, quando comincia a scendere, esatto, dalla quello, quinta. E quello ti dà soddisfazione, sai perché? Sai quanti mi hanno raccolto adesso? Ma sai perché? Perché nel momento in cui tu superi, questa è una tecnica mentale, nel momento in cui tu superi qualcuno, tu distogli la tua mente dalla dai fatica, pensieri, dai, certo, pensieri, certo, quindi è positivo. Ma capito? Infatti adesso, a parte New York, in qualunque gara, in qualunque manifestazione, sì, nella parte finale bisognerebbe sempre arrivarci un pochino freschi, quindi avere la lucidità di tenersi un po' a freno nella prima, certo, parte per averne nella seconda, perché poi nella seconda c'è questo meccanismo psicologico fantastico, no? Di fissare l'attenzione su uno che ti precede fino a mangiarlo. E poi la tecnica del vero bastardo è: una volta raggiunto, anche se state morendo, non rimanete di fianco, ma superatelo di slancio. Certo. Perché superandolo di slancio, lui viene tra virgolette mortificato e quindi cede. E tu ne trai invece l'entusiasmo per andare avanti. Certo. Se invece ti affianchi, lui reagisce e riparte e ti stanca. Vero, e a quel vero punto ti stanchi tu. Infatti, guarda, è una lotta, uomo. No, è Shakespeare. Shakespeare diceva: la pioggia lenta, quella che cade lentamente, è quella che dura, capito? Invece il temporale, quello repentino, improvviso, come la fiamma, quella si spegne subito. Ecco, dovete essere così, come la pioggia, lenta, uomo, lenta. Sei mai uscito in bicicletta con Nicola? Con Nicola? No, non sono mai uscito. Perché? Come è stato? Perché tutto il tempo fa: dai, andiamo forte, dai, andiamo forte. E poi rimango indietro. No, ma non rimango tanto indietro, dai, ci sto dentro. Però no, ringrazio a proposito Filippo di Parma che spacca. Che è amico anche di Aldo. Sì, è un bravo ciclista. Posso, pensando a voi due, sì, e anche Alex, posso leggervi questa frase di Errol Flynn, il, sì, generale Custer? Ma lo farei su questa base. Vuoi gli occhiali? Penso che sia stata un'idea trasformarli. Un'idea e una canzone. Avreste dovuto vederli, Linus, Nicola, Alex, il giorno della prima adunata. Derelitti, emarginati, criminali di ogni tipo.
ma guardateli adesso. Questa tienila è un promo, eh. Derelict, come Derelict. Va bene, abbiamo finito. Ciao uomo, grazie. Ciao. Ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica mattina alla DJ Ten, 9:30 a Milano. Siamo lì per voi. Death or glory, morte o gloria.